Ciao a tutti ragazzi, come state? Oggi parleremo finalmente di attrezzatura. Era già un po' di tempo che volevo farvi questo video, è qualche mese che sto raccogliendo, che sto comprando cosine, modificando per riuscire ad avere lo zaino più comodo ma più leggero possibile. Quindi oggi ve lo farò vedere e vi darò anche qualche consiglio su come magari impostare il vostro. Prima di andare a vedere la nostra attrezzatura, ragazzi, qualche brevissima premessa. La prima, i link delle cose che vi faccio vedere li lascerò qui sotto in descrizione e li metterò anche sul Lighterpack, comunque vi lascio il link qui sotto, così che potrete vedere perfettamente ogni pezzo di equipaggiamento, quanto è costato se c'è il link e quanto pesa, così alla fine riuscite anche a fare i vostri calcoli e a vedere se qualcosa vi può interessare o meno. Seconda cosa, considerate che questo è uno zaino da mezze stagioni, quindi che può essere adatto sia per l'autunno sia per la primavera che tra poco arriverà. Quindi se pensate che da voi possa fare un pochino più freddo, basterà aggiungere un maglioncino o un pile, o se pensate comunque di utilizzarlo più verso l'estate, basterà togliere qualcosa e andrà benissimo comunque. Ma adesso arriviamo alle chicche di questo video e quindi parliamo finalmente dell'attrezzatura. Bene, la base di questo video, altrimenti non si potrebbe costruire, sarà il nostro zaino. Questo è uno zaino relativamente nuovo che ho usato poche volte purtroppo dovuto alle varie restrizioni della 3F UL Gear, che è la stessa marca di cui ho anche la tenda quella gialla e un'altra tenda che non avete ancora visto ma di cui vi parlerò più tardi. Questo è uno zaino super leggero, costa il giusto sinceramente per tutte le specifiche che ha, diciamo che è la copia cinese di altri zaini che potrebbero costare 500-600 euro, quindi va benissimo. È uno zaino che non ha lo schienale tensionato, quindi come potete vedere manca tutta la struttura. Questa cosa ha dei pro ma anche dei contro. I pro sono che risulta sicuramente più leggera come avete visto e anche il fatto che essendo essenzialmente un sacchettone dentro possiamo dargli la forma che meglio ci torna, quindi basterà buttare dentro le nostre cose e pian piano riempiranno tutti gli spazi. A differenza infatti di uno zaino tensionato, mi sono accorto che sì, magari sono un pochino più comodi e sicuramente ci faranno traspirare di più e rinfrescare la schiena, però mi sono accorto che all'interno a volte si creano degli spazi dove ci sono degli angoletti, degli piccoli spazi che poi non si vanno a riempire con l'attrezzatura e quindi alla fine rischiamo di uscire con uno zaino da 38 litri e sfruttarne appieno 34. Ha delle tasche gigantesche, ha delle taschine nella fascia lombare che sono molto grandi e questa è una cosa ottima perché mi permettono quindi di non portarmi più il marsupio. Questi zaini hanno una tasca interna predisposta per l'alloggio di un supporto per la schiena e cioè questo, non so se lo riconoscete, è un pezzo di un materassino in schiuma, di quelli che utilizziamo per dormire. L'ho tagliato perché questa è la dimensione che servirà al nostro zaino e alla fine il materassino che ho comprato così è quello della Decathlon e costa mi sembra sugli 11 euro, quindi non è che abbia tirato via così tanti soldi e comunque l'altro pezzo di materassino continuo a usarlo, tanto tutta la lunghezza la maggior parte delle volte non mi serviva. Questi materassini in schiuma verranno inseriti all'interno dello zaino, quindi c'è una tasca apposta che va qui sul retro, ok? E daranno una maggior stabilità allo zaino, facendo così anche ragazzi ci impedisce che magari alcuni pezzi di attrezzatura come la gavetta o alcuni pezzi un po' più rigidi ci vadano a spingere contro la schiena e a dare fastidio. Bene, ora inseriamo il materassino con un criterio. Una volta che avremo messo il supporto al nostro zaino c'è un'ultima cosa da fare prima di cominciare a metterci la vera e propria attrezzatura e cioè renderlo impermeabile. Ma se volete il metodo più comodo e anche più efficace, più leggero per poter risolvere questo problema è semplicemente quello di metterci un sacco nero dell'immondizia. Quindi adesso prendiamo il nostro sacco nero, eccolo qua, è bello resistente e ragazzi non costa nulla, quindi è una soluzione che è molto interessante e lo andiamo a inserire dentro. Facendo così potremmo avere anche un altro pezzo di attrezzatura in caso di emergenza, in qualsiasi tipo di utilizzo e questa è una cosa che è estremamente importante, specialmente quando cerchiamo di avere un'attrezzatura ultraleggera perché portiamo pochi pezzi di attrezzatura ma che devono essere il più possibile polivalenti, quindi potremo utilizzarli per più cose. Adesso appoggiamo giù il nostro zaino senza che caschi e ed andiamo a vedere come io organizzo lo zaino. Cercate sempre ragazzi di fare lo zaino con un minimo di criterio. Io la prima cosa che metto dentro, se ci pensate, sarà l'ultima cosa che tiro fuori in fondo alla giornata, e cioè nel mio caso il mio sacco a pelo o il mio quilt. Come sistema notte per una mezza stagione ho deciso di adottare un quilt, che è un sacco a pelo molto particolare dove manca la parte della schiena e del cappuccio. Facendo così viene risparmiato spazio e peso e attraverso un sistema di elastici che lo blocca al nostro materassino riuscirà comunque a creare quella bolla d'aria che ci terrà al caldo. Ed è qui la cosa interessante, perché un classico sacco a pelo funziona in modo che l'isolante, ok, non è quello che ci dà calore,
Quello che ci scalda è la nostra aria, l'aria che viene trattenuta dal materiale isolante del sacco a pelo. E voi direte, certo, però se ti manca la schiena ovviamente non può scaldarsi. E invece no, perché innanzitutto è importante il tipo di materassino con cui lo utilizziamo. E seconda cosa, se ci pensate, quando dormiamo, la parte che ci sta sotto la schiena, che sia in piuma che sia in sintetico, risulta schiacciata. Quindi a quel punto l'aria non potrà essere trattenuta così tanto come nella parte superiore, che magari viene bella gonfia. Se ci pensate, questa idea non è così malvagia e vi garantisco che una volta imparato a usarlo risulterà estremamente comodo, più versatile di un sacco a pelo, perché ha la possibilità di essere aperto anche ai piedi, quindi di diventare una vera e propria coperta, e secondo me anche più spazioso. Il quilt che uso io per questo tipo di setup è il quilt 150 della Cumulus, una marca che fa dell'attrezzatura veramente di ottima qualità. È un po' costosino, siamo d'accordo, però comunque è in piuma, pesa, come avete appena visto, dai 380 ai 400 grammi per un quilt che comunque vi terrà il caldo dai 9 ai 4 gradi. Andiamo quindi ad inserire il nostro quilt in fondo allo zaino in modo sciolto, senza metterlo in nessuna compression bag, in modo che riesca a respirare un pochino di più senza tutte le volte strizzare le piume e a creare anche un certo fondo dello zaino. Eccolo qui, almeno inizia a dargli un pochino la forma e la parte che diciamo mi appoggerà sul fondo schiena risulterà un pochino più morbida. Insieme al quilt sono altre due le cose che ritengo essenziali. La prima è un sacco lenzuolo. Questo è il sacco lenzuolo da 110 grammi in seta della Decathlon. È un pochino costoso come la maggior parte delle cose che vedrete oggi. Alla fine, quando vogliamo andare ultraleggeri, vengono utilizzati tessuti, vengono utilizzati materiali che sono un po' più costosi, però fa parte del gioco, ragazzi, questo c'è da mettercelo in chiaro. Il sacco lenzuolo ha un'utilità fantastica. La prima è che mantiene l'igiene del nostro sacco a pelo, del nostro quilt, e questa cosa è essenziale specialmente se ne abbiamo uno in piuma, perché nel lungo andare le secrezioni, la sporcizia che si trova sul nostro corpo viene trasferita al nostro sacco a pelo, e questo è un problema, perché innanzitutto un sacco a pelo sporco sarà un sacco a pelo che tende a rimanere più compatto e quindi avrà una minor capacità termica. Specialmente se abbiamo uno in piuma sarà anche un problema lavarlo, perché sapete, quelli in sintetico ci prestiamo la giusta attenzione e si salvano, quelli in piuma sono molto delicati e quindi più lavaggi facciamo e più rischiamo comunque di rovinarlo. Quindi preferisco piuttosto per 100 grammi portarmi questo, quando è finita l'avventura tirare questo nella lavatrice ed essere con la coscienza a posto. Considerate anche, ragazzi, che questo è un approccio modulare, quindi si può mettere questo, togliere un'altra cosa. Questa cosa, come vi ho spiegato prima, ci permetterà di poter fronteggiare più situazioni, e considerate che un sacco lenzuolo come questo può aggiungere al vostro setup da notte circa un grado e mezzo barra 2 di comfort di temperatura. Sempre per lo stesso principio che vi ho appena spiegato, porto anche un sacco da bivacco. Questo è l'Escape Light della marca Sol. La cosa che è caratteristica di questo sacco da bivacco rispetto a uno di quelli che potremo trovare in commercio è che è traspirante, e questa cosa di nuovo è essenziale, perché un sacco a pelo bagnato è un sacco a pelo fottuto, ve lo posso garantire, specialmente se in piuma, perché il nostro isolante tenderà a compattarsi e non ci terrà più caldo. Preferisco portare una cosa come questa rispetto a una classica coperta termica, che è vero, occupa un sacco di spazio e meno, avete ragione. Il fatto qual è? È che questo risulta comunque più polivalente, quindi questo mi può fare sia da coperta termica che da sacco da bivacco, e ripeto, è traspirante, quindi sono tantissimi punti in più. Dopo aver terminato la parte che riguarda il riparo, andiamo a vedere un'altra cosa interessante, e cioè il materassino. Questo è un materassino, ragazzi, che non vi ho ancora fatto vedere, ma che non vedo l'ora e mi ci sto trovando veramente benissimo. È il Thermarest Neo Air X-Lite, e la cosa fantastica è che A, è più leggero di quello che avevo precedentemente. Quello che avevo prima era quello della Decathlon e pesava circa mezzo chilo, quindi 510-520 grammi. Questo pesa 370 grammi, quindi ho risparmiato sul peso. È molto più alto, e la cosa per me è essenziale, perché mi sono accorto che io a pancia all'aria non riesco a dormire, devo dormire per forza su un fianco, quindi avere un materassino più alto che non mi faccia premere il fianco contro il terreno è essenziale. Ha un'elevata capacità termica, perché la maggior parte dei materassini 3 stagioni hanno un valore R di circa 1,6-2,1 per quelli considerati 3 stagioni. Bene, questo ha un valore R di 4,2 ed è una cosa pazzesca, perché con questo e basta, senza mettere alcun tipo di materassino di schiuma sotto, ci ho dormito sulla neve, quindi a meno 5, meno 6 gradi. Altrimenti con gli altri materassini dovrete accoppiarli con un materassino di schiuma per poter fare una cosa del genere. Al nostro materassino, per tenerlo chiuso, come vedete, ci ho messo gli elastici del quilt, che adesso andrò a rimuovere, perché dentro ci sono altre due cose. La prima è un cuscino, un pezzo di attrezzatura che per me è diventato essenziale, in quanto il sonno per me è una cosa fondamentale. Se io non riesco a dormire bene, le mie prestazioni calano a picco, quindi preferisco piuttosto portare un pochino di peso in più, ma stare più comodo.
Questo è un cuscino della Ferrino ed è molto simile a quello della Decathlon che trovate a 3,99 euro se non sbaglio, ma la differenza sostanziale è che il tessuto è leggermente elasticizzato. Facendo così riuscirete a ovviare un problema che ho trovato un sacco di volte, e cioè anche se non gonfiate completamente il vostro cuscino, quindi non sarà duro come un mattone, comunque dopo un po' mi trovavo che mi schiacciava le orecchie, mi dava fastidio, mi sembrava comunque di avere qualcosa di troppo duro sotto la testa. Questo, essendo leggermente più elasticizzato, mi permette di sprofondare un po' nel cuscino e la cosa mi aiuta. Questo pezzo è un pezzo che diciamo potrebbe essere collegato al materassino perché è una pump sack. Viene fornita dalla Thermarest, quindi è il regalo col materassino, ed è una cosa ottima perché in realtà serve semplicemente a catturare l'aria, quindi lo riempiamo con l'aria e tramite questo bottone lo attacchiamo alla bocchetta del materassino. C'è un motivo per questa cosa, perché è stato visto che nel lungo andare gonfiare i materassini a fiato potrebbe rischiare addirittura di rovinarli o comunque di ridurne la capacità isolante. Perché? Perché facendo così nel nostro materassino immettiamo vapore acqueo o comunque umidità. Nel lungo periodo questo può addirittura portare alla formazione di muffe, quindi può essere molto pericoloso. Alla fine sono circa 50 grammi in più, e a meno che io non voglia andare veramente al minimo minimo, quindi portare via giusto le cose essenzialissime, preferisco portarlo. Preferisco, siccome attrezzatura che costa tanto, cercare di mantenerla il meglio possibile. Vestiti di ricambio. Bene, come punto di partenza dei vestiti di ricambio utilizzo la compression bag che mi è stata mandata insieme al quilt, quindi è questa qui della Cumulus, piccola, compatta, simpatica, perfetta. All'interno della nostra compression bag andremo a mettere una maglietta per la notte o comunque per stare in un rifugio, per qualsiasi motivo. Questa maglietta è lana merinos, è della Forklatz e l'ho presa da Decathlon. Questa è comoda, specialmente il materiale di cui è fatto, perché lana merinos è molto morbida, molto comoda, abbastanza elasticizzato, e la cosa più importante è che non trattiene gli odori, quindi nel lungo andare la differenza principale con il sintetico è che puzzerà meno. Quindi la nostra maglietta la mettiamo dentro e andiamo a vedere i nostri leggings, quindi una calzamaglia, anche questa in lana merinos, identica, presa alla Decathlon della Forklatz. Anche questa ha un costo di circa 35 euro, leggera, compatta, e specialmente per quando vado a dormire, se è un po' più fresco, preferisco averla. Poi abbiamo un paio di calzini di ricambio, ho i piedi estremamente delicati, mi si creano facilmente le vesciche, quindi per me avere un paio di calzini da cambiare è essenziale. Sono dei calzini molto tecnici, anche molto comodi, sono un po' costosi, però vi lascio qui sotto il link Amazon e a volte li potete trovare scontati. Io l'ho presi a circa 10 euro, che è poco alla fine. Un paio di mutande di ricambio prese alla Decathlon, un paio di calzini in lana merinos proprio per dormire durante la notte, poi abbiamo una ciuccia, un cappellino in lana merinos anche questo, e un paracollo. A dipendere dalle temperature posso decidere di portare uno solo dei due, ad esempio questo qui, perché se so che è particolarmente caldo questo lo posso utilizzare come cappellino, mentre se so che potrà fare un pochino più freddo preferisco portarmi questo per proteggermi il collo e questo da mettere in testa, visto che il mio quilt comunque non mi va a creare un cappuccio. Perfetto, a questo punto il nostro kit di vestiti è pronto, come vedete è bello compatto, è piccolino, ed andiamo a metterlo dentro. Quindi vai con lo zaino. Gestita la parte quindi del riparo e dei vestiti, andiamo a vedere la zona della cucina. La base del nostro kit cucina è composta da questa gavetta, è una gavetta da 750 ml in titanio, è particolarmente leggera e devo ammettere che 750 ml è perfetto per l'utilizzo che ho sempre fatto io, ci faccio couscous, risotti, pasta e non ho mai sentito l'esigenza di averne una più grande. Il tappo è carino anche perché ha questi tre piccoli fori che quindi possono permettere di scolare l'acqua che c'è all'interno. E questa è un'edizione particolare perché ha anche questo gancetto che quindi ci permetterà di sollevarla con un bastoncino se l'abbiamo messa sopra il fuoco o comunque di prenderla, perché a volte questi diventano incandescenti, quindi questa cosa ci può aiutare molto. All'interno della nostra gavetta andiamo a mettere quindi la bomboletta per il nostro fornellino. Questa è una di quelle piccoline, costa circa 5 euro, pesa pochissimo e sinceramente ha tutto il liquido di cui abbiamo bisogno, quindi la andiamo a mettere qua e creare la nostra base. Successivamente parliamo quindi del fornellino. Questo piccolo gioiellino, magari qualcuno di voi lo riconoscerà, è il BRS T3000 se non sbaglio. È un fornellino che negli ultimi anni è diventato molto famoso perché con un peso estremamente ridotto e delle dimensioni veramente minuscole ha delle prestazioni fantastiche. Questo pesa circa 25 grammi, ragazzi, 25 grammi, ha l'unica
pecca di non avere l'accensione automatica, quindi insieme a questo dovremo portare un accendino piccolo, leggero, compatto e con un prezzo di circa 20 euro sconfigge la concorrenza che con un prezzo praticamente identico vi dà dei fornellini che sono molto più grandi e anche molto più pesanti. Insieme al nostro fornellino quindi porto sempre anche un accendino, questo è il classico accendino della Bic che comunque mi porterei in ogni caso, perché un accendino quando siamo fuori, specialmente così piccolo, fa sempre comodo per qualsiasi cosa. Una spugnetta, in realtà questa è una classica spugna da cucina tagliata a metà, quindi ha un peso di 3-4 grammi. Un vecchio rullino fotografico, dove dentro ci porto sempre il sale o qualche spezietta per cucinare. E abbiamo infine un flaconcino dove ci ho messo del sapone. Questo è sapone biodegradabile, quindi è già più accettabile per l'ambiente e comunque cerco di fare attenzione a quando utilizzarlo. I saponi come questi sono fantastici perché in realtà possiamo utilizzarli non solo per lavare le stoviglie e tutto il resto, ma anche per lavarci i vestiti, quindi comunque è polivalente. Bene, adesso che più o meno si dovrebbe riuscire a chiudere, la chiudiamo e la mettiamo dentro la sua sacchetta di trasporto. Sinceramente questo è un pezzo che viene regalato insieme alla gavetta che sto pensando di modificare, sto pensando di farmi un cozy pot che è una trasportina come questa però in materiale riflettente. Facendo così riuscirà comunque, se ci metto dentro la mia gavetta con l'acqua bollente, a disperdere meno calore, quindi a tenere l'acqua calda più a lungo. Come vedete sopra ci ho messo un moschettone che ogni tanto può tornare comodo e al quale attacco questo pezzettino qui. Questa è una piccola chicca a cui sono particolarmente affezionato, anche se non so perché, e si tratta di uno spork. Questo è lo spork della Finesse City. Essenzialmente è un cucchiaio, come vedete, con la parte finale dentellata come una forchetta. Sinceramente non ho mai sentito il bisogno di portarmi sia un cucchiaio che la forchetta. La maggior parte dei pasti che mi faccio comunque è richiesto il cucchiaio, e quelle volte in cui mi faccio i noodles o qualcosa di diverso, questa basta e avanza. Anche questo è in titanio, quindi leggero e resistente. Ha questo gancetto che ci può aiutare a prendere la gavetta e a sollevarlo, a staccare il tappo, e addirittura questo funziona come apribottiglie, quindi se siamo in un rifugio possiamo aprire le nostre birre o qualsiasi altra lattina. Preferisco sinceramente portarlo nella sua sacchettina di trasporto perché ho il terrore che queste dentellature o questo qui possano agganciarsi in qualche malaugurato caso alla tenda o al materassino e premere o comunque rischiare di fare dei danni, quindi è una cosa che preferisco evitare. A questo punto di solito io metto il cibo, non tanto quello che mangio durante la giornata, ma quello che mi servirà per le giornate successive o anche la cena eventualmente. Quindi si tratta di una busta di plastica dove c'è il cibo per tutti gli altri giorni, che è un po' più grossotta, un po' più pesetta, e tendo a metterla al centro dello zaino. Facendo così riesco proprio a distribuire anche i carichi e quindi a rendere lo zaino un pochino più bilanciato. Dopo il cibo metto sempre il mio kit di pronto soccorso / kit igiene, dove dentro ci sono i classici oggettini base. Questo è l'astuccio della Ispac, leggero, compatto, tutto quello di cui ho bisogno. Ci porto anche, in caso le temperature scendessero a picco improvvisamente, uno scaldamani, di quelli che utilizziamo anche per lo sci. Voi pensate, la notte, quando siete infreddoliti, ci sono due sistemi principali per riuscire a scaldarvi nel sacco a pelo se vi rendete conto che non vi fa abbastanza caldo. Il primo è accendere il fornellino, riscaldare dell'acqua bollente, metterlo nella vostra borraccia, se è una borraccia resistente alle alte temperature, e poi mettere l'acqua bollente nel vostro sacco a pelo. Facendo così passa del tempo, è una rottura di scatole, e prima di fare questo sistema piuttosto battiamo i denti, o almeno io faccio così. Invece con questo basterà aprirlo, quindi tirarlo fuori dalla confezione, e ci darà un sacco di calore. E è un trucchetto che per pochi grammi potreste comunque valutare. Eccola qua, questa ragazzi è la nostra tendina. Lei è la Lanshan 1 Pro, quindi è la sorella minore della Lanshan 2, quella che vedete sempre con cui va da giro, quella gialla da due posti. È una tenda monoposto, anche qui è una tenda trekking pole, quindi serve il bastoncino da trekking, ed è essenziale che ci sia la possibilità di picchettarla a terra, altrimenti non sta in piedi. La tenda, come avete visto, è super leggera, è super compatta. Ora, in realtà io tendo a non metterla compressa così nello zaino. È vero, potrebbe essere più comodo, ma in realtà se io la allento tutta e gli do lo spazio a di respirare, e poi tutte le volte non devo stare quindi a litigare con la tenda per tirarla, per chiuderla, mi va a riempire perfettamente lo spazio dello zaino. Questa è una tenda che, nonostante sia, come avete visto, compatta e leggera, è particolarmente alta, quindi ci si sta benissimo dentro anche seduti. Ha un vestibolo altrettanto grande, quindi questo ci permette di metterci le scarpe, lo zaino e di cucinarci, perché altrimenti cosa fate? Se sta diluviando e non avete spazio per cucinare, che cosa fate? Andate a letto digiuni?
Se per qualche motivo la tenda è bagnata, per pioggia oppure per condensa, prima finisco di mettere le ultime cose e chiudo il sacco nero. E poi metto la tenda subito sopra, facendo così sono sicuro che la tenda non mi va a bagnare tutto il resto e alla fine il baricentro dello zaino cambia di poco. Ora mi sento di fare una piccola premessa. Lo zaino che vi sto facendo vedere è uno zaino dove non ho considerato il peso della macchina fotografica e del drone e di tutta l'attrezzatura per fare video. Perché magari la maggior parte di voi non la fanno. Comunque non vi preoccupate, nel link qui sotto di Lighterpack lascerò tutto. Faccio una sezione a parte dedicata all'attrezzatura extra che porterò. Quindi arrivati a questo punto mettiamo dentro il nostro zaino il power bank. Per un giro di un paio di giorni porto quello molto più piccolo, da 5.000 massimo. Altrimenti preferisco portare questo per stare un pochino più tranquillo. Anche perché con questo devo ricaricarci non solo il telefono ma anche il GPS che mi fa da comunicatore satellitare. Se l'unico pezzo di elettronica è questo, lo metto in una semplice busta di plastica. Altrimenti lo metto in una drive bag come questa da un litro, piccolina, leggera, e eventualmente ci posso mettere anche dei documenti o i soldi. Facendo così sono sicuro che non mi si rovinano. Parliamo adesso di attrezzatura per scaldarci. Bene, qui la situazione è un po' complessa perché sicuramente se andiamo in una stagione che è particolarmente rigida, quindi ci avviciniamo all'inverno o è appena finito, vedo quindi l'esigenza di portarli entrambi. Questo è il piumino della Decathlon, è un piumino che pesa circa 350 grammi della Forklatz. Addirittura io lo trovai a sconto a 15 euro, quindi per 15 euro ho preferito prendere questo e non quello in piuma che ne costava 50. Quest'altro invece è il Patagonia R1, che è un pile molto leggero, ha addirittura gli spazi per metterci i pollici, quindi ci arriva fino a mezza mano ed il cappuccio compreso. È fantastico, è un pezzo di attrezzatura che nonostante sia bello, costoso, ha sempre fatto il suo lavoro. Quindi a questo punto rimane soltanto da decidere. Se è particolarmente freddo, decido di portarli tutti e due. Altrimenti o mi porto solo il piumino in base alle temperature, quindi se sono leggermente più rigide, visto che comunque il giorno la maggior parte delle volte io cammino con maglietta e basta, altrimenti mi porto soltanto il pile e magari lo combino con un antipioggia o un antivento che porterei ugualmente. Facciamo finta in questo caso che di giorno le temperature siano abbastanza miti e che la notte sia fresco ma che non sia da battere i denti intorno allo zero, quindi mi porto semplicemente il mio pile. Ottimo! Arrivati a questo punto, tutto ciò che dovevamo mettere dentro il nostro zaino lo abbiamo messo. E come vedete non è strapieno, quindi questo è vero, sì, ci devo ancora inserire il cibo, ma ci dà un pochino di possibilità di manovra. Lo andiamo a chiudere e adesso guardiamo insieme tutte le cose che vanno messe all'esterno. Nelle tasche laterali ci mettiamo innanzitutto una borraccia rigida della Nalgene. Queste sono borracce che resistono alle alte temperature, quindi potremmo metterci l'acqua bollente e non si romperà e non rilascerà sostanze pericolose. E comunque avere una borraccia rigida fa comodo non soltanto per l'acqua, ma a volte mettendoci semplicemente la torcia dentro può diventare come una lampada da campo, quindi è molto carina. Nell'altra tasca un'altra borraccia, ma diversa dalla prima. Porterò la mia dorata Platypus, che ormai, come sapete, io amo. È una borraccia super leggera, super compatta, quindi quando sarà vuota basterà metterla via e non porterà via nessun tipo di spazio. E il motivo per cui porto questa e non un'altra bottiglia rigida è perché ci posso attaccare il filtro dell'acqua, che adesso vi faccio vedere. Come filtro dell'acqua utilizzo il Sawyer Micro, che è uno degli ultimi prodotti della Sawyer, che è una marca molto affidabile, che utilizzano un sacco di persone e quindi di cui mi sento di potermi fidare. Come mai non posso utilizzarlo sulla borraccia rigida? Perché la borraccia rigida ha un collo particolarmente largo, che ci permette eventualmente di versarvi l'acqua bollente senza buttarla, senza farla uscire. Mentre il collo che ha la Platypus è perfetto per questo tipo di filtro, quindi mi ci si aggancia tranquillamente e il fatto che sia una borraccia morbida mi permette, una volta che è piena d'acqua, di strizzarla e quindi di aumentare il flusso di acqua di questo filtro. Quindi mettiamo dentro la tasca la borraccia ed andiamo nella parte frontale. La parte frontale, come vi ho appena detto, metto il mio filtro dell'acqua. Di solito lo metto dentro un sacchettino per tenerlo pulito, ma oggi me lo sono scordato. E porto anche una Platypus di scorta, perché sì, sono un po' paranoico magari, ma in cammini particolarmente lunghi è successo che la Platypus mi si sia rotta. Io con questa di scorta mi porto 20 grammi, quindi veramente è nulla, che mi danno una grande sicurezza ed eventualmente posso utilizzarla per tante cose. Ad esempio, quando mi si è rotta la prima Platypus, mi si è rotta nella parte superiore. La parte inferiore però rimaneva buona, quindi cosa ho fatto? L'ho tagliata a metà e questo, una volta che è pieno,
ha una forma abbastanza di, di una coppettina, quindi mettevo il cibo qui dentro e lo utilizzavo come piatto. L'unico problema è che in realtà poi l'ho perso, non so dove è finito, quindi sto aspettando, spero il più tardi possibile, che mi se ne rompa un altro per usare lo stesso sistema. Comunque non vi preoccupate, sono paranoico io, ma sono borracce estremamente resistenti e quindi dureranno un sacco di tempo. Adesso gestiamo la questione intemperie, cioè acqua eccetera eccetera. Se so che andrò in una stagione dove c'è un basso rischio di pioggia, preferisco portarmi un poncio come questo, abbastanza leggero, preso su Amazon una quindicina d'euro, della Anio, che comunque potrebbe essere utilizzato come riparo, quindi come tarp, senza dover tirare fuori la tenda per forza. E do per scontato che se proprio si mettesse a piovere, le temperature non sono così rigide e quindi i pantaloncini, se mi si bagnano, non è un problema. Le scarpe, se mi si bagnano, essendo caldo, mi si asciugano in fretta, quindi non è una tragedia. In combinazione con questa porto spesso anche l'antivento. Questo ve l'ho già fatto vedere, è un antivento della Decathlon da circa una ventina d'euro. Spesso e volentieri lo uso in combinazione con il pile la sera, che messo sopra mi dà una sensazione quasi di essere nel piumino, comunque riesce a darmi un pochino più di calore. Altrimenti, se questo sistema non funziona perché per qualsiasi motivo vado in una stagione che rischia di essere più piovosa o più fredda, utilizzo un paio di pantaloni impermeabili presi alla Decathlon, quindi un costo basso di circa 7 euro. In combinazione quindi con i pantaloni uso una giacca antipioggia. Questa è una giacca della Montura, abbastanza leggera e in realtà non è abbastanza economica, se devo essere sincero. Però in confronto alla maggior parte delle giacche che troviamo in circolazione, questa è una colonna d'acqua, quindi una capacità di resistere alla pioggia, al passare dell'acqua, altissima. Si tratta di circa 30.000 mm, è una cosa pazzesca. È anche in Gore-Tex, quindi permette leggermente di traspirare, anche se vi garantisco che non è proprio così eccelsa questa capacità. In un modo o nell'altro, se piove tanto e per molto tempo, vi bagnerete. Se è vero che questa attrezzatura non fa entrare l'acqua, è vero anche che non fa uscire il vostro sudore, quindi andando alle lunghe magari arrivate a montare il vostro accampamento, quindi entrate in tenda che il pile è bagnato, sicuramente sarà meno bagnato rispetto a aver preso 5, 6, 7 ore di pioggia, però comunque non sarete perfettamente asciutti, quindi mettetevi la mano in pace, un po' di bagnato lo chiapperete sempre se piove. Porto sempre con me qualche metro di corda, sia per le riparazioni, sia che per far asciugare la tenda o stendere i vestiti. Mettiamo dentro anche qui e vediamo l'ultimo pezzo che va nella tasca esterna, e cioè il mio kit igiene speciale, definiamolo così. Nel mio kit igiene speciale c'è la carta igienica, abbiamo anche il disinfettante che può essere utilizzato sia per le ferite ma specialmente per le mani, e abbiamo questa palettina, una palettina ultra leggera in alluminio. E voi direte, ma che ci fai con la palettina? La utilizzo per farci le buchette per la cacca. È una politica che viene utilizzata tanto in America, quella a cui cerco di rifarmi, e cioè quella del Leave No Trace, perché mi sono reso conto che è veramente terribile quando andiamo per sentieri e vediamo carta igienica di qua, carta igienica di là, una cacca di qua. È una cosa che proprio non mi piace, è una cosa brutta, e quindi preferisco portarmi quanto 20 grammi in più, scavare la mia buchetta, sotterrare tutto e così che nessuno possa trovare alcun tipo di fastidio. E essenzialmente lo zaino è pronto, adesso ci sono le ultime due o tre chicchini. Ad esempio quello che io metto nelle tasche della fascia lombare, e cioè un burro di cacao, il mio tesserino del Kai se so che vado in zone dove ci sono rifugi, con dentro gli adesivi, un pochino di soldi che non si sa mai, e un documento. Facendo così sono a posto per qualsiasi cosa. Il telefono, anche questo marchiato, una bandana per il sudore e da utilizzare come asciugamano. Poi abbiamo il coltellino, questo è il mio Opinel numero 8 versione outdoor, perché ha il fischietto. Questa può sembrare una cavolata, è una bussolina con dentro un termometro. La bussola sinceramente non la uso spesso, però il termometro lo uso come mai. Non è essenziale tanto quando vado fuori, ma mi è essenziale per quando sono a casa. Quindi mi sto creando un vero e proprio registro delle situazioni climatiche in cui mi sono trovato, per sapere meglio come gestirmene in futuro. Questa è una cosa che può sembrare stupida, ma avere in mente cosa andremo ad affrontare e come affrontarlo è la base dell'escursionismo. Le ultimissime due cose, promesso, poi ho finito. La prima è questo, è il mio Garmin InReach Mini, che è un comunicatore satellitare e fa anche da GPS. Il suo scopo principale è quello di permettermi di mandare messaggi e di ricevere messaggi
quando sono in esterna. Facendo così sono sicuro che in qualsiasi condizione partirà un messaggio, quindi anche se non c'è rete telefonica, a casa sapranno cosa sto facendo, e la cosa più importante di questo è che è predisposto di un sistema di SOS. Se premo questo pulsante qua, si attiva tutto un protocollo per cui venga mandata la mia posizione alle forze dell'ordine o ai soccorsi, e in brevissimo tempo vengono a soccorrermi. Questo ha bisogno di un abbonamento, quindi è costoso questo, è costoso l'abbonamento, però mi sono fatto un po' un esame di coscienza e mi sono chiesto: quanti soldi ho speso per l'attrezzatura? Tanti. Quanti soldi ho veramente speso per la mia sicurezza? Pochi. Quindi ho preferito per una volta connettere un pochino di più il cervello e investire su un qualcosa che faccia stare tranquillo sia me che chi mi aspetta a casa. Per ultimo, ma non ultimo, parliamo del mio kit di illuminazione. Come avete visto, la maggior parte delle volte che esco mi ritrovo a camminare anche di notte, o comunque quando siamo fuori per montare la tenda dobbiamo uscire, una torcia ci servirà. Io utilizzo questa, che è la Olight S1 Baton Mini. È un modello un po' vecchiotto sinceramente, adesso ce ne sono altri, ma si trova comunque ancora in commercio, e mi piace tanto per il semplice motivo che è piccolissima, come potete vedere, compatta, leggera perché pesa meno di 50 grammi, ha le batterie ricaricabili ed ha una potenza niente male. La particolarità di questa torcia è che non ha bisogno di una fascia da testa, perché tanto mi porto sempre dietro il mio cappellino e quindi con la sua clippettina si blocca tranquillamente qui. Io vi giuro ragazzi che questa qui era una cosa che non avevo mai considerato prima, ma che da quando ho questa è la svolta. Il cappellino me lo porto quasi in ogni situazione, e altrimenti mi sono accorto che semplicemente mettendosi anche una ciuccia, un cappellino più morbido, con la clip si può inserire nella ciuccia e la nostra fronte ce la tiene diritta, quindi mi risparmia il peso della fascia da testa e comunque fa il suo sporco lavoro. Dentro al kit di illuminazione abbiamo anche una batteria di scorta e il caricabatterie, che può essere utilizzato non soltanto per queste di batterie che sono CR123 ricaricabili, ma per qualsiasi tipo di pila. Quindi se avete un GPS che utilizza delle pile ricaricabili stilo o mini stilo, con questo cavo di Olight potrete ricaricare col vostro powerbank, ed è una soluzione molto interessante. Direi che il nostro zaino è pronto. Non vi preoccupate ragazzi, sia nel light, perché qui in descrizione metterò anche tutta l'attrezzatura video che intendo portarmi, quindi saprete precisamente, in caso volessi partire domani, cosa mi porterei e i chili che avrei sulle spalle. Bene ragazzi, spero che questo video un po' dettagliato vi sia stato d'aiuto, vi abbia dato qualche spunto per poter alleggerire il vostro zaino. Come al solito non vi preoccupate, qui in descrizione ci sono tutti i link sia per acquistare su Amazon, su AliExpress e su Decathlon, sia di lighter pack per poter vedere il peso di ogni singolo oggetto. Se avete in mente qualcosa che io potrei lasciare a casa o qualcosa che io dovrei aggiungere, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e fatemi sapere quanto pesa il vostro zaino ultraleggero. Con questo ragazzi io vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Come al solito vi ringrazio e ci vediamo alla prossima avventura.